Dopo aver denunciato più volte l'aumento delle bollette e la situazione gravissima in cui versano i nostri concittadini, è arrivato il momento di riproporre questioni che da anni avrebbero potuto essere parte della soluzione a tanti problemi. Il segretario della UIL di Agrigento, Gero Acquisto, a tal proposito dichiara: non è più il caso di procrastinare, mai come ora necessitiamo di approvvigionamenti energetici. Non si fa altro che parlare di transizione energetica e soluzioni sostenibili. Ciò che ci preoccupa è il come arriveremo al raggiungimento di questi obiettivi. Indubbiamente anche nella nostra provincia si sono fatti dei passi avanti, ma la produzione di gas in Italia è arrivata ai minimi storici. Nonostante il nostro territorio sia ricco di giacimenti di gas, dipendiamo dalle importazioni che, a causa della situazione di crisi attuale, rappresentano un problema che graverà sull'economia dei cittadini e del nostro territorio già martoriato a sufficienza dalla pandemia. Gli aumenti del costo delle materie prime e dell'energia ci impongono di riconsiderare il sistema di approvvigionamento delle materie prime, soprattutto per ciò che concerne il gas, dichiara il segretario della Wiltec Agrigentina Giovanni Manganella. L'interesse di Enel sul progetto che riguarda la costruzione di un rigassificatore a Porto Empedocle e la recente sentenza del TAR che consente la costruzione del gasdotto che collegherebbe il terminale alla rete nazionale ci fa ben sperare che qualcosa si muove ancora. I due sindacalisti, Acquisto e Manganella, ribadiscono che riproporre la costruzione di questa infrastruttura energetica oggi è fondamentale per la nostra provincia, per la Sicilia e per il paese. Il progetto aveva una capacità produttiva di 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Rimettere in piedi e portare a termine la costruzione del rigassificatore, compreso il metanodotto di collegamento alla rete nazionale, necessita comunque di tempi medio-lunghi. Il paese avrebbe bisogno di almeno 4 rigassificatori, perché la transizione energetica avverrà nel lungo periodo e attraverso l'uso del gas.